Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi video ganzissimo, andrò a finalmente inserire nella macchina una presa USB. Sembra stupido, ma alla fine in questa macchina, essendo vecchia, non è presente una presa USB per ricaricare quantomeno un telefono. Di conseguenza andrò a sostituire la presa accendisigari con una presa doppia USB. Avevo già fatto un video a riguardo sulla Mito, questa volta lo andremo a fare sul BMW, però cambia leggermente la presa USB che andrò ad installare. Sarà sempre doppia porta USB 3.0, ma in più ci sarà anche la funzione di voltometro, che sarà molto utile per vedere il voltaggio della batteria quando sono in movimento. Questa è la nuova console che andrò ad installare all'interno della macchina, in quanto in questo slot potrò inserire poi successivamente la parte relativa al condizionatore, alla console del condizionatore della macchina, così poi per dare due slot sopra per inserire una radio 2TIN, quindi andrò a fare questo passaggio. Qui dentro solitamente è presente la presa accendisigari che ho già rimosso, non è difficile, soprattutto a console smontata, e andremo quindi a inserire, a utilizzare questo foro per inserire la presa USB. La presa USB che ho comprato è questa qui, che al centro ha anche la funzione di voltometro. L'unico problema è che è parecchio larga e questo foro è molto stretto rispetto a questa, quindi dovremo andare a allargare il foro per far passare questa presa USB. Infatti, giusto per farvi vedere, questa è la presa accendisigari che avevo preso. C'è una leggera differenza, quindi ci armiamo di trapano e andiamo subito ad allargare il foro. Quindi abbiamo terminato il collegamento della presa doppia USB con annesso voltaggio. L'unica cosa, da quello che ho capito, il positivo della macchina è continuamente alimentato, quindi vedremo costantemente il voltaggio della batteria, che comunque è decente, 12,3. E però ecco, così sapremo che se la batteria va giù, questo è il motivo perché questa presa continuerà ad assorbire corrente. Fatto questo, è molto carino perché appunto non si vede niente, dietro è tutto perfetto e sono anche contento perché questo tipo di plancia non pensavo che riuscissi a montarla sulla macchina. Purtroppo questo tastino l'ho dovuto adattare alla meno peggio, un lago al caldo, poi vedremo come sistemarlo in un secondo futuro quando lo andrò a togliere per spostare la plancia del condizionatore sotto e mettere il 2DIN, però ecco, ci penseremo in futuro, per il momento mi piace così. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, Mitch Tuning vi saluta, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale, seguitemi su Instagram, ciao a tutti ragazzi.